Nessun dorma, questa è l'anteprima. Bianco è sicuramente il preferito dai cittadini, ma è anche raro da trovare. Esiste anche giallo, esiste anche blu, esiste stretto largo, coperto e scoperto, gratuito e a pagamento. Tutti lo cercano, ma tanti spesso non lo trovano. Stiamo parlando del posteggio, via con la copertina. Mia parcheggiare in Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o setta. Uh-huh. Intanto trini la confraternita pulitina, grazie. Una pulitina. Abbiamo usato una vecchia canzone di Francesco Salvi e l'ironia, la sempreverde ironia di Ugo Tognazzi nei panni del Conte Mascetti per introdurre appunto con un pizzico di ironia il tema di questa sera, parcheggi e mobilità nella città di Como. Noi abbiamo scherzato per qualche secondo, ma su questo tema i cittadini non scherzano. È un tema che tocca a tutti, le famiglie, tocca ai pendolari, tocca ai commercianti. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio e ne parleremo con voi da casa, che potrete intervenire utilizzando il telefono oppure inviando una mail o ancora un tweet con un hashtag che vi diremo tra poco. Tra pochi minuti quindi mobilità e posteggi nella città di Como. A Nessun Dorma la linea adesso al telegiornale. Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Nessun Dorma, puntata questa sera dedicata a un tema che tocca tutti i cittadini, famiglie, pendolari, commercianti, perché parliamo di mobilità e posteggio nella città di Como. Un tema caldo, un tema che accende anche gli animi della politica. Ne parleremo con una serie di ospiti in studio che rappresenteranno voci diverse, ne parleremo con gli ospiti in sala e ne parleremo con voi da casa. Tra pochi minuti apriamo le linee per darvi la possibilità di intervenire in diretta. Il dibattito sarà animato, come dicevo, dagli ospiti in studio, ospiti che evidentemente rappresentano anche le parti politiche in causa, perché sul tema l'amministrazione comunale ha fatto scelte precise, scelte che vengono difese ovviamente dalla maggioranza, scelte che vengono contestate in gran parte dall'opposizione. Per quanto riguarda la maggioranza in consiglio comunale, questa sera rappresentata da un consigliere comunale di Como Civica, Gianni Imperiali. Buonasera. 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 E quando si parla di mobilità e posteggi, evidentemente si parla anche di ambiente. I due temi sono strettamente correlati. Per questo motivo abbiamo invitato questa sera la portavoce regionale dei Verdi per la Lombardia, Elisabetta Patelli. Buonasera. Buonasera. E come dicevamo, abbiamo invitato Gianni Imperiali per rappresentare la linea, per illustrare la linea della maggioranza in Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale. Evidentemente dobbiamo dar voce anche all'opposizione e in particolare abbiamo invitato un consigliere comunale del gruppo misto, esponente di Fratelli d'Italia, noto per essere particolarmente battagliero su questo argomento. Lui è Marco Butti. Buonasera, buonasera. Quando si parla di posteggi si parla anche degli interessi dei commercianti, perché gli affari di un commerciante dipendono anche dalla disponibilità di posteggi vicino evidentemente al proprio negozio. La categoria dei commercianti è tra le più attive e anche tra le più critiche sul tema dei posteggi e della mobilità. La voce dei commercianti
Questa sera è rappresentata dal presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli. Buonasera Casartelli, buonasera. Però dobbiamo evidentemente rappresentare, ed è doveroso, le esigenze e le necessità non solo dei commercianti ma anche degli utenti della strada. E lo facciamo con una persona che usa come propria arma il diritto, la legge, la giurisprudenza, perché è un avvocato ed è il presidente dell'associazione Comasca Utenti della Strada, Mario Lavatelli. Buonasera Lavatelli, buonasera. Quindi avete visto diverse le necessità che cercheremo di rappresentare stasera, diverse anche le posizioni politiche, però come ormai di consueto avviamo il dibattito con quello che in gergo viene definito un testinaggio, ossia una serie di interviste, le ha raccolte per noi Alessandra D'Angiò, interviste realizzate proprio agli automobilisti comaschi che stanno cercando un posteggio una mattina qualunque nella città. Vediamo cosa hanno risposto. La ricerca del parcheggio a Como è un po' complicata. Abbastanza, sì sì. Diciamo che in alcuni giorni è quasi impossibile. Sabato e la domenica bisogna sperare in Dio. Parcheggiare a Como? È quasi impossibile. È difficile come in tante città. Quando vengo qui mi agito perché non so che non c'è il parcheggio e quindi sì. Mezz'ora per parcheggiare in Viale Varese? Sì. In genere è sempre così? Sì. Il tema parcheggi per i comaschi è un po' critico. Molto critico, oserei dire, soprattutto in questa zona. C'è il Balduce qui, che però poi per fare il biglietto bisogna aspettare una vita. Viale Lecco è sempre pieno, l'unico facendo un po' di coda è l'Arena, parcheggio Arena. Siamo in gita, stiamo facendo una passeggiata. E ha trovato parcheggio l'autosilo? Sì. Senza girare troppo? No, mi sono direttamente, l'ho visto, sono entrato, ottimo. Lei dove va a cercare parcheggio? Dove capita, però si fa prima a fare la fila qui, aspettare che si libera un posto a pagamento, altrimenti niente, si gira in macchina e magari uno se ne va. In media quanto si impiega? Può aspettare anche un 20 minuti, mezz'oretta, molte volte a cercare posto. Lei oggi ha trovato in Viale Lecco? Per puro caso? Perché se no di solito devo per forza andare al Silos. Lei oggi l'ha trovato? No, questo è il secondo giro che faccio e mi sa che opterò per altre vie. No, non c'è un posto dove vado a colpo sicuro. Sono costretto a girare. Io ce l'ho al posteggio, quindi sono fortunato. Ma se non avesse il box? Il box potrebbe essere un problema. A sabato sto a casa perché è impossibile. Vado a piedi, ecco. Io non lascio la macchina camerlata per venire poi giù col pullman, eh? Se no tanto vale che vengo giù col treno e faccio prima. Sentito le opinioni dei comaschi, diciamo che il core è abbastanza unanime, voglio però dare qualche numero che ci è stato fornito proprio oggi dall'amministrazione comunale. Per quanto riguarda il totale della città, quindi con valle più quartieri, su circa 15.000 posteggi 8.000 sono a discorrere bianchi, la metà. Ma la situazione è molto diversa se guardiamo i quartieri esterni alla Convalle e la città, perché nei quartieri ci sono 5.600 posteggi bianchi su 6.500, quindi un buon numero. Però passiamo in città e ci sono 2.400 posteggi bianchi su 8.600, quindi le proporzioni cambiano radicalmente. Voglio subito fare un rapido giro di pareri tra i nostri ospiti, partendo da Imperiali. Imperiali, lei è espressione di una amministrazione cittadina che è intervenuta in modo sostanziale sul tema mobilità e posteggi, poi vedremo come l'allargamento della ZTL ne è forse l'esempio più chiaro. Il nostro campione raccolto proprio a caso nelle vie di Como, però sembra non essere soddisfatto dell'offerta dei posteggi della città. Allora, uno degli scopi per cui sono qui è anche quello di raccontare quello che è stato fatto, quello che stiamo facendo e quello che accadrà tra non molto. Perché il problema del traffico è un po' più complesso di come qualche volta lo si racconta, perché il problema del traffico dei parcheggi non prevede un unico interlocutore, ma prevede il residente, il commerciante, il fruitore del commerciante, il turista, non prevede soltanto quello che attraversa la città per andare via. Le esigenze che abbiamo cercato di rappresentare, esatto. Non prevede soltanto chi ha la macchina, ma anche chi ha la moto, chi ha la bici, chi va a piedi, quindi la cosa è molto complicata. Secondo noi la cosa importante è
cioè, non c'è la verità, nel senso che appunto tutti questi, cioè, stakeholders, come si chiamano adesso, hanno delle esigenze e delle buone ragioni. Che però spesso sono in conflitto l'uno con l'altra. Allora, secondo me la cosa importante è avere un progetto completo, che noi abbiamo, anche se molte volte la critica, una delle critiche forti è, ecco, non avete il progetto, qui ce l'abbiamo. Voglio interromperla. Quindi sei disposto a discutere su molte cose, perché le divergenze ci devono essere, siamo qui forse anche tutti per imparare se riusciamo, ma non sul dato generale. Il progetto c'è e secondo me si vede come si sta sviluppando. Ecco, lei dice abbiamo un progetto, però Elisabetta Patelli dei Verdi spesso ha detto a questa amministrazione non vedo un progetto di ampio respiro, non vedo un'idea organica, vedo delle iniziative che in sé possono essere interessanti, come l'ipotesi di pedonalizzare ad esempio il Lungolago, però manca un piano organico. Guarda, quello che io ho sempre detto è che alcune scelte dell'amministrazione, come la pedonalizzazione del Lungolago, insomma, che poi fa parte di una ricucitura, no, della piazza con le due estremità verso il Viale Genio e verso Villa Olmo, piacerebbe a tutti. Il problema vero, quello che io recrimino all'amministrazione, è di non avere un obiettivo che invece secondo me è fondamentale prima di fare queste scelte. Cioè, l'obiettivo che dovrebbe avere il piano dell'amministrazione è quello di ridurre l'accesso di auto alla città, questo dal mio punto di vista. Dopodiché uno può pedonalizzare, può fare mille scelte, ma se non fai questa scelta a monte, a priori, è chiaro che la cosa non è vincente, perché il traffico che arriva oggi in città è ingente, è rilevante per la città, ed il traffico è un sistema. Se tu lo strozzi a un certo punto, dico strozzi per dire crei una zona vuota, no? una zona ZTL, il traffico va da qualche altra parte. Allora io non sono d'accordo nel privilegiare il salotto buono della città, quindi renderlo certamente bellissimo e fruibile, penalizzando le altre parti della città, perché non ci sono cittadini di serie A e di serie B, e quindi bisogna o agire sul traffico e ridurlo, altrimenti semplicemente costiparlo in altri quartieri della città è ingiusto e non funziona. La sua posizione, il piano che secondo lei va bene, è quello di progressivamente ridurre l'accesso delle auto in città. Su questo però i commercianti credo non siano d'accordo. Io vorrei fare una premessa che secondo me, anche che potrebbe sembrare che non c'entri molto con l'argomento, poi dopo può tornare utile per capire un po' tutto il sistema. E noi viviamo in una società che desidera soprattutto le comodità. Una curiosità che forse non tutti sanno. Siamo il primo paese al mondo per numero di ascensori. Abbiamo più ascensori, non lo sapevo, ammetto. Abbiamo più ascensori che gli americani e che i cinesi. Nessun costruttore penserebbe mai oggi di realizzare una palazzina e non metterci l'ascensore, non riuscirebbe mai a vendere. A volte anche il valore di una casa o il costo di un affitto dipende da... Uno dei desideri maggiori che ha un acquirente di una casa è avere la possibilità di arrivare con la propria auto nel box, prendere l'ascensore e entrare in casa. Abbiamo, mi pare, anche un altro primato. Mi pare che siamo la prima nazione europea per numero di autovetture pro capite. Amiamo andare in macchina, quindi utilizziamo la macchina perché la macchina riteniamo che sia un mezzo estremamente comodo per spostarsi. Passione e tradizione in Italia la macchina. Però poi c'è un altro fattore, questo penalizzante, abbiamo poco tempo, quindi abbiamo una grande esigenza di svolgere le nostre attività quotidiane ottimizzando il tempo che abbiamo. Tutto quello che è stato fatto da questa amministrazione, ma che viene fatto anche da tanti amministratori, è proprio il contrario di quello che sono i desideri delle persone. In particolare abbiamo visto anche in alcune dichiarazioni dell'assessore Gerosa di dire uno deve arrivare, deve parcheggiare a un chilometro dal centro, e poi farsi una passeggiata. Questo per voi è inammissibile. Voglio sentire però prima l'opinione di Marco Butti, perché Butti, lei è sempre stato piuttosto, come dicevamo prima, tagliente sull'argomento, perché lo ritiene uno degli argomenti fondamentali dell'amministrazione. Imperiali dice: noi abbiamo un progetto e io stasera voglio rappresentare questo progetto, un progetto che evidentemente però voi non condividete. Perché? Ma innanzitutto la notizia che ho trovato tantissimi punti di assonanza con quello che ha detto Elisabetta Patelli poco fa. Perché notizia, dice? Perché magari su altri argomenti in passato abbiamo avuto delle visioni delle divergenze. Però credo che bisogna essere anche onesti e trasparenti. Se il progetto esiste, il Consiglio Comunale il progetto non l'ha mai potuto vedere e dibattere. Perché in 2 anni e mezzo, ci avviamo nella seconda metà del mandato, il tema della mobilità, il tema della ZTL, il tema dei parcheggi è arrivato in aula solo ed esclusivamente grazie a iniziative volute dalla minoranza. Quindi, se esiste un progetto, è bene che la maggioranza, una volta per tutte, arrivi in aula
con un piano del traffico sul quale si discuta, si dibatta, si coinvolgano, non come è stato fatto con altre tematiche in città, tutte le categorie e ci si confronti, perché ad oggi si tratta di interventi spot. Se il progetto è riqualificare Piazza Roma, con peraltro un progetto architettonico sul quale si potrebbe dire tanto, chiudendo Piazza Roma 3 anni prima dei lavori e non ascoltando quando la minoranza e altre categorie diceva attenzione che Piazza Roma di giorno rimane un deserto, di notte è sottoutilizzata, significa non voler ascoltare. Imperiali, rispondo subito, prego. Allora, il progetto della ZTL è un progetto complesso, non è vero che non se ne è parlato, anzi direi che a Como non si è parlato ad altro per un paio d'anni. Ecco, però io, ecco, all'inizio non c'era, all'inizio nel consiglio, però se ne è parlato anche in consiglio, adesso dire che non se ne è parlato. Grazie in consiglio, alla minoranza. Certo. Adesso io ho fatto la minoranza anch'io, tu hai fatto la maggioranza, è un po' la regola, purtroppo non so se è simpatico o se è antipatico, ma in genere la maggioranza è più informata. Se quando sei minoranza però dici non voler fare determinate cose, vale, diventi maggioranza, è stato reciproco, quindi questo lei dice il gioco delle parti. È un po' un gioco delle parti, anche perché il progetto è un progetto che si costruisce. La cosa che hai detto, rispondo c'è solo questa perché secondo me è interessante, quella della chiusura, diciamo, cioè prematura. Io ero uno di quelli che era non convinto della chiusura prematura e sono uno di quelli che ha cambiato idea. Perché? Secondo me se non l'avessimo chiusa prematuramente non avremmo mai cominciato. Però serve perché, adesso non avremmo mai cominciato perché questo è quello che accade di regola. Se si aspetta una condivisione assoluta non si comincerà mai. La seconda cosa è che avendo cominciato a spizzichi, oltre ad aver avuto, secondo me, e spero poi anche secondo il pubblico che ce lo dirà, un miglioramento già oggettivo della qualità di vita delle zone, virgolette, interessate, prima ancora che partano i progetti di riqualificazione di cui poi parleremo, ma secondo me già adesso uno può dire che è meglio così e spero che lo dica a vedere chi riceve danni e vandalismi nei confronti della macchina, è notizia di questi giorni. E l'altra cosa è che le correzioni fatte in corsa sono possibili solo se il progetto non nasce e viene già fatto e viene modificato. Io penso che la modifica di alcune cose sia un valore aggiunto, lei dice, un'evoluzione. Poi è chiaro che nel momento della chiusura, anche tra l'altro interessante perché, cioè quello che dicevo prima, che ripeto stakeholders, poi non dico mai più, hanno interessi diversi. Portatori di interessi, mettiamo una cosa, diciamo all'italiana. Hanno interessi diversi perché il commerciante ha detto io vorrei arrivare dentro nel negozio con la macchina, mentre chi oggi sceglie una certa qualità di vita, c'è in primo luogo la comodità. E la comodità non è solo per vivere, ma anche per svolgere le quotidianità che riguardano l'acquisto, i negozi, i servizi, anche gli uffici e altre cose. Però loro due hanno dato invece una visione diversa, proprio perché è qui il problema vero è trovare l'equilibrio, non è avere la verità, e questa è la cosa più... E poi magari ci arriviamo. E sarà l'equilibrio, non la verità, il punto più delicato. Flash, poi interpelliamo. Il dato storico oggi è che alcuni cambiamenti nostri vanno modificati, però, perché ci sono dei dati, ad esempio su Como, dell'inquinamento e di mortalità a causa dell'inquinamento che sono spaventosi. Noi abbiamo la maglia nera in tutte le graduatorie nefaste dell'inquinamento come città, per cui voglio dire, certi cambiamenti. Io posso capire che ci sia una tendenza alla comodità, ma ci sono sicuramente i cambiamenti che vanno modificati ed è responsabilità dell'amministrazione. L'ultima cosa, nel 92 io ero a Strasburgo quando la città stava modificandosi e nel senso che l'amministrazione aveva deciso di optare per le metrotranvie e di chiudere insomma a molto traffico veicolare. I commercianti erano sconvolti ed erano sul piede di guerra perché ovviamente avevano tutti i timori che voi avete, secondo me incautamente, cioè perché l'amministrazione è andata avanti poi per la sua strada e di fatti Strasburgo ha cambiato faccia e i commercianti non solo hanno incrementato il loro fatturato, questi sono dati, perché poi è ormai un dato di fatto che chi passeggia compra di più, no? E quindi in effetti voi avete questo timore di dalle avere auto. Un danno se viene liberato la città, il paese dalle auto, in realtà non è affatto così, non solo ci guadagna la qualità della vita, ci guadagnano i residenti, ma è stato provato che ci guadagnano anche i commercianti e Strasburgo è, dati alla mano, un fatto storico. 23 anni fa. 23 anni fa è un altro mondo. Oggi viviamo una città dove i negozi stanno chiudendo, basta girare per il centro che vediamo un negozio su tre chiuso e stanno chiudendo. Non per le lasciamo, se trascuriamo le due vie principali del commercio che sono la via Bernardino
Boldovini e la via Vittorio Emanuele. Se usciamo un po', prenda via Manzoni. Manzoni non riesce a aprire un'attività. Ci sono due attività storiche perché sono proprietari delle mura, le altre che devono andare in affitto stanno aperte qualche mese e poi devono. Quindi lei dice c'è una crisi del commercio, c'è una crisi del commercio. Voglio sentire però, voglio sentire anche l'opinione. Ci sono altri paesi della Lombardia dove il commercio funziona. Ci sono anche delle altre logiche, poi qui ne parleremo, ma dove i negozi sono tutti aperti, ci sarà un motivo. La interrompo un secondo, abbiamo rappresentato alcune necessità, però voglio sentire anche gli utenti della strada, che sono poi gli automobilisti, e non solo cosa ne pensano. Dobbiamo andare in pubblicità, prima però chiedo a Lavatelli un flash da parte sua su quanto ha sentito fino ad ora. Sì, io non farei un discorso puramente di fatto, cioè è chiaro che se noi diciamo che non vogliamo l'inquinamento siamo tutti d'accordo. Il problema è come si fanno le cose. Allora, prima cosa bisogna rispettare la legge. No? Noi abbiamo un codice della strada che non viene applicato a Como. Viene ripetutamente disapplicato. Un esempio. C'è una delibera del 94 che dice che tutto il territorio è di particolare rilevanza urbanistica. Questa è una delibera chiaramente illegittima perché in forza di questa delibera non si adeguano i posti liberi rispetto ai posti a pagamento, quindi Como sta diventando sempre più a pagamento e si riducono i posti. E infatti liberi. I dati che abbiamo mostrato. Qui si tratta semplicemente di applicare la legge. E un giudice di pace, in un caso concreto, ha disapplicato la delibera. Il Comune di Como ignora questa sentenza. Quindi lei dice ci sono. Vorrei precisare: gli strumenti di programmazione, e cioè il programma urbano del traffico, cioè dei parcheggi, urbano. Scusi, il piano del traffico. Non ci sono. Quindi dice non ci sono nemmeno gli strumenti per fare questa programmazione. Ma per predisporre questi strumenti occorre avviare un procedimento di partecipazione. Cioè la gente deve sapere che viene formato uno strumento, presenta delle osservazioni. Quindi deve avere la possibilità di contribuire. Il presentare un progetto e poi chiuderlo esattamente come è stato presentato non ha niente a che vedere con la partecipazione, perché non consente il contraddittorio. Vedo Butti che annuisce e tra pochi minuti scopriamo perché. Adesso un istante di pubblicità, torniamo tra pochi minuti, l'argomento è sempre divieto di sosta. Nessun dorma, l'argomento, anzi il titolo della puntata di questa sera è divieto di sosta, perché parliamo di mobilità e posteggi nella città di Como, un argomento a dir poco caldo che interessa tantissimi utenti della strada e non solo. Poco fa Lavatelli, presidente dell'associazione Comasco utenti della strada, ha detto manca un piano, serve un piano della mobilità e un piano dei parcheggi. Butti annuiva, quindi perché annuiva e poi la risposta di Imperiale. Semplicemente per quello che ho già detto, è opportuno che la maggioranza porti in aula, quando dicevo il dibattito sull'opinione pubblica c'è stata e viva Dio che ci sia su ogni argomento, ma in aula, in consiglio comunale, Elisabetta Petrelli è stata anche lei consigliere comunale, è il luogo principe dove si deve discutere, non è arrivato nulla. Venite, presentateci realmente quello che è il vostro progetto, perché ci sono anche delle categorie, la categoria dei pendolari è decisamente quella che è stata presa meno in considerazione. Abbiamo anche una mail all'interno, dopo dei pendolari all'interno. Io poi credo che quello che sia mancato in questi due anni è stato l'ascolto anche delle banalità che i cittadini evidenziano. Le faccio due esempi. Il sindaco aveva detto che questi parcheggi dovevano essere tolti. Un secondo, così la regia. Sono i parcheggi moto che occupano il canale visivo di via Pretorio. Oggi, per scelta del dirigente Lorini, sul quale poi eventualmente torneremo, perché gode di un potere immenso, questi parcheggi sono rimasti. È evidente a tutti anche il problema di sicurezza pedonale ciclabile in Viale Cavallotti a seguito dell'introduzione della modifica in Piazza Roma. Anche queste segnalazioni fatte da cittadini, non dico quelli dei consiglieri comunali, non vengono prese in considerazione. Disattese, imperiali. Risposta pratica, per cercare di mettere tutti insieme, perché sennò sono tre risposte. Allora, idea della ZTL e del piano della sosta. Residenti. Abbiamo aumentato i posti gialli, abbiamo, virgolette, sistemato l'anno scorso la totalità delle richieste dei residenti del centro storico, erano 200 e qualche cosa le domande in sospeso, tra l'altro col sorteggio abbiamo tolto quel privilegio un po' medievale del parcheggio a vita
della concessione, quindi i residenti da questo punto di vista hanno avuto delle risposte e mi sembra che le abbiano anche recepite con soddisfazione, anche se sono sempre meno i residenti del centro, questo. E questo secondo me è una cosa che spinge verso questa cosa, non la respinge, perché noi vogliamo, spero tutti noi vogliamo il centro pieno, non il centro vuoto. Noi vogliamo che la gente non fugga dal centro perché deve pagare un box 90.000 euro, ma che abbia il suo parcheggio a 360 euro, che secondo me sono anche persino pochi, che abbia il suo parcheggio giallo, 60 euro, e vive in centro, anche se non è miliardario, se si dice ancora milionario. Milionario, in diciamo. Euro. Però dico solo una cosa, i parcheggi blu, abbiamo tolto quelli di Piazza Roma, magari poi ne parliamo, ma globalmente i parcheggi blu anche nell'intorno, Val Duce, che ha appena aperto e che ha aperto totalmente così, via Ferrari e Collegio Gaglio, coprono e anzi superano i parcheggi, quindi non ci sono meno parcheggi blu anche in centro di prima. Poi parliamo dei prezzi se vogliamo, però come numero di parcheggi blu non ce ne sono. I parcheggi bianchi per scelta, i parcheggi, aspetta, vedi che ho detto 10 minuti, i parcheggi bianchi, 10 minuti non posso, no, 3 minuti, io sono velocissimo, 10 sempre. Per scelta, questa è una scelta e possiamo discuterne, i parcheggi bianchi sono stati spostati più perifericamente. Uno anche per favorire i commercianti, mettiamo sempre le cose, perché il parcheggio bianco dove il pendolare parcheggia in centro... Sì, ma non è quel tipo di parcheggio blu che aiuta il commerciante. Però, poi mi risponde, quindi la scelta di portare i parcheggi bianchi fuori e poi il rientro del pendolare, questa è una delle filosofie. Su questo si può discutere, però questa è quello, non è che non c'è. Di discutere, questo è che c'è. Di applicare la legge. La legge allora, dice la che legge deve essere nelle immediate vicinanze un adeguato numero di bianchi. Nelle immediate vicinanze. La delibera del 94 non l'ho fatta io naturalmente, perché... Revocatela. È chiaramente illegittima. Il codice della strada e il giudice di pace sono delle figure importanti, ma il TAR, per esempio, ha dato in altre città... Il TAR non ha detto nulla su questo. Il TAR è una balla clamorosa che state dicendo. Il TAR non ha pronunciato affatto su questa questione. Non c'è nessuna sentenza. Il ricorso era fatto sulla ZTL, non su questa delibera. Non raccontiamo le balle, perché veramente non colpa tua. No. Tu riporti sulla delibera, notizia falsa. No, io posso rispondere. Prego, se sul falso, sì. Abbiamo una sentenza di un giudice di pace molto discutibile, anche perché forse non lo so io, ma forse non lo sai neanche tu. Quanti sono i parcheggi bianchi? Quanti dovrebbero essere, dove esiste? Quanti sono, esiste, non posso dire, quanti dovrebbero essere? L'articolo 7 l'articolo del codice dice della strada, dice che devono essere nelle immediate vicinanze. Ma quanti? Un adeguato numero nelle immediate vicinanze. Adeguato è molto vago. Vi interrompo un secondo perché abbiamo una domanda dagli ospiti in sala. Ecco. Buonasera, dica pure. Bene, il dibattito penso che debba un attimino centrare un po' il focus anche e non solo sui commercianti, che giustamente hanno bisogno che la popolazione, i cittadini si recano verso il centro città, ma anche verso coloro che vengono a lavorare in città, che sono quelli che negli ultimi anni hanno avuto la maggiore penalizzazione rispetto al piano parcheggi del Comune di Como, anche per l'incremento delle tariffe, che rispetto a situazioni di tipo contrattuale vuol dire diminuire il potere d'acquisto dei lavoratori, e questo purtroppo ad oggi non è stato ancora risolto. Per esempio non sento parlare di tariffe calmierate da lunedì al venerdì rispetto a fasce orarie lavorative, o situazioni che possono agevolare coloro che si recano in città non perché hanno voglia ma perché devono lavorare. Tutte situazioni che ad oggi purtroppo nel dibattito non vengono prese in considerazione. Chiaro. Grazie. Quindi lei dice teniamo in considerazione le esigenze dei pendolari. Voglio sentire però anche l'opinione dei telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Vedete già i contatti in sovraimpressione per telefonarci in diretta: 031 33 00 655. Potete anche inviare una mail a nessundorma@espansionetv.it, o ancora potete twittare con l'hashtag nessundorma e leggeremo in diretta i vostri tweet. Ora lanciamo un servizio, perché sicuramente uno degli atti più forti di questa amministrazione in tema di mobilità e posteggio è stata la rivoluzione della zona traffico limitato, l'allargamento della zona traffico limitato. Nel servizio vediamo un attimino cosa è cambiato nell'ultimo anno. 347 giorni, tanto è passato dall'avvio in città della rivoluzione ZTL.
L'ampliamento della zona a traffico limitato è diventato realtà il 17 febbraio 2014 nell'area intorno a Piazza Roma, dove tra l'altro sono spariti i posteggi a pagamento, trasformati in stalli gialli per residenti. Da quasi un anno dunque i non autorizzati hanno dovuto imparare a fare a meno di uno dei parcheggi più comodi, soprattutto per lo shopping, mordi e fuggi. Eliminati anche i posti auto in via Pretorio, diventata pedonale da giugno quando è scattata la rivoluzione 2.0, via perfino il piccolo parcheggio di piazza Grimoldi. Insomma, un nuovo volto per una parte della città, anche se la trasformazione sarà completa solo quando le piazze saranno riqualificate. Lo stesso discorso vale per le vie dall'altra parte del centro storico, in piazza Volta e dintorni, dove la maxi zona traffico limitato è partita un mese dopo. Per il momento resta una piazza divisa a metà, nella quale convivono da una parte i posti blu a pagamento e dall'altra una ventina di parcheggi gialli per residenti e autorizzati, come i clienti degli hotel. Spariti poi i posti blu da via Rubini, diventata doppio senso di marcia, mentre le vie Grassi e Garibaldi sono già entrate a tutti gli effetti nella maxi zona traffico limitato. In attesa della rivoluzione 3.0, quella delle piazze riqualificate, il Comune sta già pensando alla versione 4.0 che potrebbe portare la ZTL anche sul Lungolago, ad esclusione della fascia critica dalle 7 alle 9 del mattino nei giorni feriali. Al momento solo ipotesi, fighe di una visione complessiva dell'amministrazione comunale, che vorrebbe una città più a misura di pedoni, ciclisti, turisti e famiglie. Intanto da mesi il dilemma che affligge gli automobilisti è uno solo: dove metto la macchina ora che non ci sono più i parcheggi di piazza Roma, via Pretorio, piazza Grimoldi, via Rubini, via Garibaldi e metà piazza Volta? Un bisogno al quale il Comune ha cercato di dare risposta stipulando una convenzione con Gaglio e Valduce per usare 120 posti in più nel fine settimana e lanciando la sperimentazione della doppia sosta a pagamento di giorno per residenti di notte nel parcheggio accanto ai giardini Maggiolini. Mentre prima dell'avvio della ZTL, per ridurre la cosiddetta sosta inoperosa e favorire la rotazione, il Comune ha trasformato una serie di posti bianchi e gratuiti in blu e a pagamento. Per il resto, in attesa che arrivi il verdetto sul progetto di autosilo in via Levarese o che vengano proposti nuovi parcheggi, ai comaschi senza fretta non resta che cercare un posto fuori dal centro, dall'autosilo in via Castelnuovo ai parcheggi a raso di alcune vie meno conosciute, e farsi quattro passi in città. Avete visto, Imperiali, siamo stati precisi nel riassumere le iniziative del Comune, dell'amministrazione, le iniziative diciamo principali di mobilità. Sono ipotesi un po' ancora largheggianti, però chiaro, però le ipotesi ci sono. Voglio subito fare una domanda a Elisabetta Patelli, perché voglio capire i Verdi cosa pensano di questo allargamento della ZTL, così come è stato proposto adesso dall'amministrazione. Ma io ti ho risposto in molte volte la stessa cosa, nel senso che è chiaro che noi apprezziamo tutto quello che va nella direzione di liberare la città delle auto, però non lo puoi fare se non fai prima altre cose. Io porto l'esempio di La Spezia. La Spezia è una città che è molto simile alla nostra, ha 92.000 abitanti, ha una conformazione molto simile. Hanno cominciato a ragionare, hanno anche loro il waterfront, no? Come lo chiamano, cioè noi lungolago, loro lungomare, con la stessa problematica di collegare l'asse est-ovest. Loro hanno scelto di non chiudere il waterfront, che ovviamente per loro è prezioso, no? Anche dal punto di vista dell'immagine, del commercio, eccetera. E lo hanno fatto perché così facendo, se non avessero fatto una serie di cose prima, avrebbero peggiorato la qualità di tutti gli altri quartieri. Allora loro cosa hanno fatto? Io rispondo anche al signore che penso rappresenti il pensiero dei pendolari. Allora, e anche riprendo la questione del parcheggio bianco. Il parcheggio bianco è una bufala, nel senso che oggi noi non possiamo permettercelo, è una guerra fra poveri. La verità è che diverse categorie, i pendolari, quelli che vanno per i servizi, quelli che vogliono andare a fare le spese, hanno esigenze diverse. Dare, come dire, il via libera selvaggio alla striscia bianca è una guerra fra poveri che comunque scontenta tutti. Allora bisogna trovare delle risposte per ciascuna categoria. È questo che io lamento. Allora, una volta che noto il problema, cioè che i pendolari hanno questa esigenza, che i commercianti hanno questa esigenza, che i residenti hanno, bisogna dare risposte multiple. Quindi bisogna avere un piano che è come facile. Quello di La Spezia. Faccio l'esempio, se non resta teoria. Parcheggi a Corona a un euro alla giornata con navette gratuite ogni 10 però minuti. Il Valmulino ad esempio non parcheggi, funziona, poi no, quello non è un parcheggi più vicini, un po' più costosi, e poi liberato certamente il centro, e poi per ora il waterfront resta non pedonale perché non possono permetterselo,
Ma adesso, soltanto adesso, quando l'Aurelia si sposterà sotto montagna a monte della città, potranno pensare questo di intervenire. Questo è un piano ragionato per momenti giusti, no? Che dà risposte giuste. Invece cominciare dalla coda era un po' questo che io lamentavo. Senza fare tutto questo ragionamento a monte non funziona. Vedo che posso interrompere, ne approfitto probabilmente. Nego di aver mai detto che qualcuno può interrompere. Non ti abbiamo interrotto dall'inizio. Eravamo d'accordo. Aspetta, adesso la interrompo io un secondo perché c'è una telefonata. Poi arrivo. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, dica pure. Sono in collegamento. Prego, è già in diretta. Senta, io volevo dirle una cosa. Senza andare a intasare cioè la zona delle mura, Viale Varese, eccetera, il comune di Como è proprietario della vecchia rimessa della Stecaf, dove si può costruire senza scavare un multipiano metallico. Abbiamo già i due livelli della Via Regina e della tangenziale. Lì ci sarebbe una marea di macchine. Quindi lei dice quella è una struttura già pronta che potrebbe essere utilizzata per la rimessa delle auto, comunque per le esigenze dei pendolari, ma non solo, giusto? Va bene. Grazie, buonasera. Prego, salve, buonasera. Il PGT prevede due aree possibili, sia in quella zona che a San Rocchetto eventualmente. Sì, non è proprio quella che... la zona, un po' no, più avanti. Però ne prevede di aree che possono essere utilizzate. Tante fantasie, parte della viabilità. Avevo promesso a Imperiale una risposta, poi voglio interpellare gli ospiti in sala. No, rispondo anche sull'area ex Teca, chiamiamolo, ci stiamo lavorando, non potrà essere un multipiano per un problema urbanistico, lì c'è l'uscita della Borgovico Bis, quindi adesso non sto a raccontare, però potrà essere un parcheggio. Un piano solo. Stiamo lavorando. L'altra cosa, quando lei raccontava, non ha fatto un racconto però così clamorosamente diverso da quello che è accaduto qui da noi, No. Pur essendo ancora noi con dei lavori in corso, ma abbiamo detto residenti in centro, parcheggi blu leggermente più costosi, ma neanche tanto, facciamo i conti, avvicinati, e parcheggi bianchi fuori. Il pendolare è bruttissimo. Come sostantizzazione. Ha ragione, secondo me in questo momento sono le persone più fragili. L'idea è quella di riuscire a fare dei parcheggi che saranno periferici, perché in realtà ha ragione Patelli quando dice che probabilmente il pendolare dovrà pagare periferico. I prezzi dei parcheggi periferici adesso sono intorno ai 4 euro al giorno. L'ideale sarebbe un prezzo ancora più conveniente con dei servizi di collegamento ancora. Questo è il punto ancora debole, questo qua. A parte che è un problema di risorse. Ma il tema del pendolare, il sottoscritto, ma anche altre categorie, l'ha esposto all'assessore dall'inizio dell'avvio di questo procedimento. L'assessore ha avuto il coraggio di rispondere che il pendolare, specialmente se donna, può lasciare l'auto al San Martino. Ora io invito l'assessore una sera a recarsi scortata al San Martino, dove vi è una totale assenza di illuminazione. L'autobus non è così poi puntuale e periodico per arrivare in centro, e questo è il servizio che vogliamo dare al pendolare. E poi ci si lamenta o ci si lava la coscienza dicendo ma noi l'abbiamo proposto, se i dati sono dell'abbonamento parcheggio più bus di 12 abbonamenti sottoscritti in un anno. Perché non basta comunicare al pendolare vai a San Martino, non basta comunicare al pendolare vai al Valmulini e mettere uno striscione in Viale Battisti. Il pendolare, a differenza di altre categorie, è quello, come giustamente diceva il pubblico, che porta il maggior numero anche di introito oggi in città. E quindi le dice va tutelato in modo diverso. Le tariffe andavano cambiate quando si è partiti, non due anni dopo. Erano tutte cose che sono state segnalate e sottoposte all'assessore. Ma c'è stata la chiusura totale su questo. Sentiamo, momento. So che c'è una domanda, però prima voglio vedere. Arriviamo subito. Prima, però, chiedo ai nostri ospiti in sala un'opinione per alzata di mano. Quanti pensano che l'offerta di sosta a Como in Convalle sia sufficiente? Ci siano sufficienti posteggi? Abbiamo un campione 1, 2, 3, 4 su una trentina di persone. Quindi c'è uno davanti, la mano bassa, sì. Ah, perfetto. Quindi comunque non pretendiamo sia rappresentativo, però l'opinione di chi invece è convinto che non siano sufficienti posteggi è abbastanza ampia. Prima di arrivare alla domanda, non mi sono dimenticato di lei, però abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Volevo parlare dello stadio, la situazione dei parcheggi intorno allo stadio.
Guardi, rapidamente, perché dopo abbiamo un servizio che ci introdurrà l'argomento. Sì, quindi le chiedo... Ogni qualvolta c'è una partita, soprattutto infrasettimanale, dove arrivano, come l'ultima partita saranno arrivate 30 persone, viene chiusa tutta quell'area lì e vengono tolti tutti questi parcheggi che sono per i residenti e per comunque chi è di passaggio. Chiedo se sia corretta una cosa del genere, perché far andare allo stadio 15, 100 persone, 200 persone, se è il caso proprio di... Chiaro, lei dice non mi sembra opportuno blindare una zona e quindi impedire anche... Magari far presente al prefetto che non è così proprio necessario blindare la zona in questo modo. Chiaro. Perché oltre a dare un agio agli sportivi, diamo un disagio alla comunità. Le posso chiedere solo il nome? Mannino, grazie mille, buona serata. Buonasera. Torno dagli nostri ospiti in sala, prego. Buonasera. Si è parlato di parcheggi bianchi, parcheggi blu. Io mi chiedo se, dicendo pendolari, forse si dimentica che i pendolari siano lavoratori. E la società negli ultimi 6 anni è cambiata, lo diceva prima il rappresentante dei commercianti, la crisi che sta attraversando la società non è da dimenticare. E dire che per una famiglia che sta andando a lavorare ogni mattina, spendere 8-10 euro al giorno per andare a lavorare non sia un peso, forse si è fuori dalla società. Da questo punto di vista, io non credo che bisogna fare tutti i parcheggi bianchi, perché è una città che è a vocazione turistica, non può fare questo forse. Ma non pensare che ci siano delle tariffe agevolate per chi lavora è essere fuori dal mondo, perché 10 euro al giorno in una famiglia contano. E quando per 20 giorni lavorativi sono 200 euro al mese. Sono bollette, e quando sento parlare di pendolari come se fossero un'entità astratta, i pendolari sono persone che timbrano il cartellino e che se posteggiano nella corona, come si chiama, e ci mettono 35 minuti ad arrivare al lavoro, devono partire un'ora e mezza prima da casa. Forse dobbiamo essere un po' più dentro quello che rappresentiamo, perché non è tutto il turista della domenica, ma è molto la persona che lunedì si alza per andare a lavorare e la sera torna a casa. Chiaro. Io credo che da questo senso forse un pensiero, un'attenzione proprio da questa giunta, proprio... che è una giunta che a livello sociale dovrebbe essere vicina, bisognerebbe rifletterci su questo. Lei dice da una giunta di centrosinistra mi aspetto un'attenzione diversa. Vedo che applaude anche Casartelli. Grazie. Lasciamo rispondere, anzi Casartelli perché applaude, poi Imperiali. No, perché dobbiamo anche pensare a che città vogliamo nel futuro. Andiamo verso, ci sono anche degli input dalla regione verso i PGT, la regione ha dato un segnale preciso che dice che il futuro sarà un futuro di consumo zero del territorio, basta nuove costruzioni, ci dovremo dedicare al recupero dell'esistente. Significa andare a recuperare i centri storici. Per rendere appetibili i centri storici bisogna anche invogliare le persone a venirci, e abbiamo parlato prima delle comodità. L'auto sarà un nostro compagno di vita probabilmente ancora per qualche decennio, quindi dobbiamo anche pensare che se vogliamo rendere accattivanti i centri storici bisogna anche creare le situazioni perché la gente ci venga volentieri. Il commercio è sicuramente, va di pari passo alla vitalità di una città. Non esistono delle città vitali privi di commercio, come non esistono delle città sole di commercio e senza residenti. È una sinergia importante due che rende vitalità. Dice. E poi c'è tutto il collaterale, gli uffici, ci sono i lavoratori e quant'altro. E queste situazioni vanno portate avanti in maniera uguale, non si può privilegiare. Noi abbiamo un altro triste primato, tristissimo. Abbiamo la periferia di Como, gode di un primato, abbiamo la più alta concentrazione di centri commerciali di tutta la Lombardia, che sicuramente non è di incentivo a far sì che le persone vengano in centro. Sì, catalizzano comunque, lei dice. Anzi, va al contrario. E i centri commerciali offrono delle comodità che oggi il centro di Como non offre. Il posteggio, però prima Imperiali sull'ospite in sala, che ha detto da una giunta di centrosinistra in sostanza. Mi sarebbe più facile rispondere qui, ma mi tocca e faccio Patelli volentieri la risposta alla... Ragazzo, è vero, cioè nel senso io vengo dal centro-sinistra, sono centro-sinistra e colgo perfettamente quello che racconti. Dico solo due cose per dare un'idea della complessità e della
Uno, il pendolare, ripeto, uso pendolare che non mi piace, però c'era anche prima e non è che tutti i pendolari di Torrasse Aeroporto proprio davanti, quindi non è un problema che nasce adesso. Poi arriviamo a Graticosa. Due, io penso, questo è un pensiero mio, quindi lo cito come mio, che sarà estremamente difficile riuscire a tornare ad arrivare esattamente con la macchina davanti al posto di lavoro. Io temo che perché questo è quello ma che non credo che quello, no, aspetta, aspetta. È quello che sta accadendo. L'impegno che e la difficoltà è quello di non solo 10 euro, in realtà sono un po' di meno i soldi del parcheggio, sono 4 euro i parcheggi al giorno, marito e moglie fanno quelli fuori. È chiaro che il quarto d'ora poi di bus, questo è sentiamo no, però cosa ne pensa anche lo vivo anch'io come un problema, sentiamo con cosa la ne difficoltà pensa... della soluzione. Sentiamo cosa ne pensa il telespettatore da casa. Abbiamo una telefonata, buonasera. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, io volevo fare una domanda, anzi due. Una al consigliere Butti, sì? Che appunto risulta abbia fatto parte dell'amministrazione precedente. E visto che si è parlato di progettualità e apprezzo questo argomento, volevo chiedere invece che tipo di progettualità stava dietro all'idea della passata amministrazione nel concedere la possibilità del fare l'autosilo in Valmulini. Chiaro. Questa è la prima domanda. E poi giusto per avere un'idea e così contestualizzare numericamente la rappresentatività di chi è lì a partecipare nel vostro dibattito, volevo chiedere quanti associati conta l'associazione che degli utenti della strada, insomma, giusto per avere un'idea. Lo chiediamo subito. Allora, su Valmulini rispondiamo più avanti, grazie e buonasera. Rispondiamo più avanti perché abbiamo un servizio. Però non mi sottraggo assolutamente a una domanda. Esatto, anzi mi ricordi di farle rispondere molto a questo. Molto volentieri. Prima però Lavatelli, ACUS. Associazione Comasco Utenti della Strada, la telespettatrice chiedeva la rappresentatività, che è un tema spesso... voi chi rappresentate? Ecco, rappresentiamo appunto gli utenti della strada, il numero è fluttuante, nel senso che dipende poi dalla campagna, diciamo così, di associazione, comunque intorno ai 70-80 attualmente. Ecco. Quindi componenti, sì, diciamo, sono... Credo che la nostra posizione non sia quella, diciamo, di un aspetto solo numerico, ma è quello di rappresentare un interesse più ampio, evidentemente. No? Poi l'associazionismo si muove a secondo poi delle singole battaglie che si fanno, evidentemente. Battaglie che voi fate spesso dal punto di vista legale, diciamo. Io rimango abbastanza perplesso quando sento dire che i posti bianchi sono una bufala, no? Perché vuol dire che il codice della strada è una bufala. Io prima ho... Io capisco la questione squisitamente legale, che scusami, mi interessa relativamente. No, invece mi interessa. No, ho capito, però nel merito, il posto bianco non è proponibile, è demagogia. Ma il problema è che il codice della strada, cambiamo il codice. Cambiamo il codice, va benissimo. Allora, se per legge ce lo impongono, va bene, io rispetto la legge, però continuo a pensare che sia sbagliato. Ma no, io non metto in dubbio, la mia questione non è quella di non cambiare le cose, è di farlo secondo le regole. Se c'è una regola, la applichiamo, ma questo non vale solo per i posti bianchi. A Como si possono violare anche altri aspetti del codice della strada. C'è qui un nostro simpatizzante iscritto, il signor Tocci, che ha scritto al Ministero in più di un'occasione, varrebbe la pena sentirlo, dopo e ci dice che, per esempio, in via Italia Libera ci sono dei parcheggi, questo da togliere invece. Perché in un tratto di via Italia Libera non vanno bene quei parcheggi. Quindi un po' la vostra battaglia è far rispettare ciò che c'è. La strada è violato continuamente da tutti, perché chiunque vada in giro vede il caos, l'anarchia totale. C'è un'altra questione. Scusi un secondo, abbiamo una telefonata, poi arriviamo. Pronto, e anche le abitudini che si sono purtroppo stratificate della maleducazione, del non rispetto delle regole normali della strada. Pronto, gente che si ferma in mezzo alla strada, e doppia fila e tripla fila. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dica pure. Dunque, senta, adesso ascoltavo la faccenda dei parcheggi in Piazza Roma. Sì. Io sono un disabile, ho parcheggiato in strisce gialle e mi sono preso la multa, sì. Ma c'erano quei tre parcheggi per disabili che erano occupati. Volevo parlarne un attimo sia con l'amministrazione e con i vigili, e mi hanno detto che siccome tutti i posti gialli sono stati venduti, di conseguenza anche i disabili non possono parcheggiare in quei posti lì.
Allora ho fatto una cosa, ho pagato la multa, sì? Però ho scritto al prefetto, il prefetto mi ha risposto dicendomi che comunque avrei dovuto fare il ricorso quando mi fosse arrivata poi la contestazione sulla contravvenzione che ho pagato. Quindi quella multa non andava pagata, lo diciamo anche se dovesserci, se dovessero esserci altri casi. Io comunque l'ho pagata, le dirò di più. Allora, due settimane fa sono andato al teatro e ho messo la macchina in quel parcheggio che c'è in Piazza Verdi, no? quello richiuso lì, eccetera, recintato, dove dalla parte dove l'ho messo le righe non si vedono che siano gialle, ma comunque ho visto che c'erano poi i cartelli, però un luogo, un posto per il disabile non c'era, e in questo caso mi è rivolta la multa e io a questo punto non l'ho pagata e aspetterò che arrivi. Aspetta, però di sono fatto vedere che tutte le zone occupate normalmente vengono segnalate non soltanto dal cartello ma anche in terra. Infatti se c'è un posto per la polizia c'è scritto per polizia, chiaro, c'è scritto, c'è una doppia segnaletica verticale e quindi orizzontale. In quel caso quantomeno ci vorrebbero dei numeri in modo che ciascuno non è un posto libero normale, ma c'è un posto che effettivamente è stato venduto a Tirso, Caio e Sempronio. Il disabile comunque non vedo perché debba pagare la contravvenzione, visto che abbiamo una libertà di circolazione abbastanza ampia, che ringraziamo per questo, però guardi, a un certo momento io arrivo e oltretutto normalmente, data l'età, sono anche un pensionato. Guardi, per quanto possa valere la mia opinione, quindi, condivido quello che ha appena detto, e quindi è un'esigenza che vedremo di riportare anche stasera. Grazie, buona serata. Dobbiamo andare in pubblicità, la ringrazio, dobbiamo proprio scappare che siamo in ritardo. Grazie, buonasera. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio. Divieto di sosta. Tornati a Nessun Dormo, dobbiamo correre perché la puntata è veramente vivace questa sera. Rapidamente, so che c'è una telefonata prima, però, avvocato Lavatelli, chiedo scusa al telespettatore di prima, abbiamo dovuto risolvere la telefonata in fretta perché dovevamo lanciare la pubblicità, eravamo in ritardo, però abbiamo capito il suo caso. Avvocato Lavatelli, posteggiare con il tagliando disabili in un posto giallo per residenti, secondo lei la multa è legittima in questo caso oppure è giusto contestarla? Secondo me è giusto contestarla sotto un profilo anche di necessità, cioè la persona disabile se non può parcheggiare ma necessità di farlo non è come un altro cittadino, ha dei problemi, per cui anche se dovesse violare astrattamente la norma però è in una condizione di necessità, quindi a mio modo di vedere, fermo restando che il buon senso dovrebbe portare a non portare a compimento questo tipo di sanzione. Per ovvi motivi. Abbiamo una telefonata, pronto, buonasera. Sono io, Terraneo, buonasera. Non ho capito, chi è? Sono Terraneo. Terraneo, buonasera. Terraneo, sì. Senta, per i posteggi, l'autosilo che c'è dell'ex Sant'Anna può essere benissimo utilizzato per i pendolari. È quello che cerca di fare l'amministrazione, purtroppo, però. Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Ascolti solo solo il telefono in questo momento, non la televisione, se no ha un piccolo ritardo. Mi dica. Pronto? Sì, no, stavo dicendo che l'autosilo che c'è dove c'è. Le dico, ascolti solo il telefono, se no non riusciamo a parlare, dobbiamo chiudere la telefonata. E spenta la televisione. E allora mi dica quello che vuole dire e andiamo avanti. Ecco, volevo dire che l'autosilo che c'è dove c'è l'ex ospedale potrebbe benissimo essere utilizzato per i pendolari, creando poi una navetta che porta in centro i pendolari. Chiaro. Non è un problema insuperabile. Grazie mille, buonasera. Sì, no, io non per difendere a spada tratta i pendolari che hanno tutte le ragioni, ma il pendolare generalmente è quella persona che si alza alle 6 di mattina, si fa già la sua colonna nelle periferie per scendere dall'Ipomo e quant'altro incolonnato. Deve andare in Valmulini, quindi andare dentro, prendere il biglietto, scendere a piedi, andare a aspettare la navetta. A che ora deve partire la mattina? Alle 5?
cioè non ha senso. Torniamo al discorso dell'ascensore, cioè una persona vuole raggiungere o il luogo di lavoro o il luogo di commercio o le sue esercitative in tempi ragionevolmente rapidi. Io non capisco perché si deve demonizzare così tanto il parcheggio. Aumentare i parcheggi significa migliorare la qualità di vita di tutti, perché si elimina. Certo, perché eliminare il traffico delle persone che cercano parcheggio significa eliminare almeno un 30% delle auto che intasano. Ho in sospeso una domanda dagli ospiti in sala da almeno un quarto d'ora. Lavatelli, rapidissimo, molto poi brevemente, andiamo. Però il parcheggio, l'autosilo di Valmulini nasceva con un altro progetto, quello è un progetto a metà, perché lì prevedeva poi la stazione fermata ferroviaria, una sorta di metropolitana leggera. Quindi è un parcheggio che non funziona perché aveva un altro tipo di progettualità che poi è rimasta a metà. Ne parleremo sicuramente. Finalmente posso arrivare dal mio ospite in sala che ho, chiedo scusa, lasciato in sospeso per qualche minuto. Prego. No, cioè, diciamo che il dibattito è molto interessante perché sta cercando di coniugare e conciliare una serie di interessi che sono quelli sia di chi deve entrare in città come i lavoratori o come i pendolari, da quello che è invece un problema di caratterizzazione della città dal punto di vista turistico, piuttosto che quelle che sono le esigenze anche dei commercianti. Però mi chiedo e chiedo a tutti gli oggetti, se la soluzione è quella solo ed esclusiva di valutare quello che è il bisogno del numero di parcheggi rispetto all'attività attuale o rispetto alla caratterizzazione della città che oggi è presente, piuttosto di quello di rivisitare quella che è le attività che oggi sono all'interno della città di Como. Esempio è quello di: non sarebbe possibile invece verificare il trasferimento, il decentramento di una serie di funzioni e di attività che oggi sono al centro? Penso a tutta la pubblica amministrazione, dalla ASL, dal Tribunale, tutti gli enti pubblici che oggi sono centralizzati all'interno della Convalle, le spostandoli, valorizzando spostare i servizi all'esterno. Penso naturalmente, ed ecco la domanda del cittadino che prima telefonava, della valorizzazione per esempio della zona di Via Napoleona con un accentramento lì di una serie di funzioni pubbliche. La famosa cittadella sanitaria che tutti aspettiamo da anni e che forse aspetteremo ancora per qualche anno. È uno spunto del quale sicuramente discuteremo più tardi parlando dell'autosilo Valmulini. Ora però voglio mostrarvi un'intervista che abbiamo realizzato a Nini Binda, che è stato 10 anni fa assessore proprio a mobilità e posteggi, fu colui che introdusse le telecamere per il controllo degli accessi anche nella zona traffico limitato. Gli abbiamo chiesto cos'è cambiato in questi 10 anni e l'ultima parte della sua intervista poi lancerà il tema caldo di questa sera, l'intervista a Nini Binda. Il piano urbano del traffico e dei parcheggi va modificato ogni 3 anni secondo le norme vigenti. Dopo la nostra amministrazione si sono succedute 2 amministrazioni Bruni e non è stato più ritoccato il piano. Passando 10 anni si sono costruiti si è costruito molto, sono aumentate in maniera vertiginosa le immatricolazioni e ci sono state delle carenze di mobilità. Mobilità e posteggi. Qual è il suo giudizio sull'operato dell'amministrazione Lucini? Devono continuare su quel piano che hanno adottato, però devono programmare di più, perché secondo me il piano della mobilità e del traffico deve andare di pari passo con la programmazione urbanistica. Parliamo di zona stadio. Lei fu tra i primi a ipotizzare un autosilo sotto lo stadio Sinigaglia. E si potrebbe seguire l'esempio che abbiamo fatto per la zona dell'autosilos dello zoo, un'operazione pubblico-privata che si unisce l'utile al dilettevole. Potrebbe diventare importantissimo anche per uno sviluppo ulteriore della Villa Olmo. Ipotesi autosilo in Viale Varese, qual è la sua opinione? Sarei favorevole perché si valorizzerebbero le abitazioni del centro storico che sono carenti di box. Avete sentito l'intervista a colui che 10 anni fa aveva proprio questa delega, quindi ha visto anche cos'è cambiato in questi 10 anni, piano del traffico, un'accusa alle precedenti amministrazioni di non aver rinnovato poi
puntualmente di non aver aggiornato questo piano del traffico, e in chiusura un commento sull'autosilo di Viale Varese, che è un po' il tema caldo di questi giorni. La Nessie Maiocchi ormai all'inizio di novembre ha presentato il progetto di un autosilo in Viale Varese al comune di Como, un autosilo, diciamo un piano interrato da, vado a memoria, 230 posti e una serie di posteggi raso che già esistono ma verrebbe riqualificata la zona per 164 posti totali, quindi 300, circa 400 posti. Un investimento da 10 milioni e mezzo di euro in project financing. Il comune, la giunta deve esprimersi entro mercoledì prossimo, quindi si attende questo verdetto. Il caso però è diventato anche politico. Ora però l'intervista subito ad Angelo Maiocchi della Nessie Maiocchi, che spiega questo progetto, e poi vedremo le opinioni degli ospiti in studio. Partendo da un dato di fatto, che sono stati circa 250 posti, stalli, che sono stati trasformati da blu in gialli, per cui sono stati sottratti ai visitatori che raggiungono la nostra città, abbiamo ritenuto che fosse importante andare a riqualificare una zona importante della città, come sono le mura di Viale Varese, che possono avere una straordinaria bellezza, dando anche una funzione che veniva tolta dal centro storico. Poi questi posti vanno a sostituire posti che già c'erano in centro, per cui anzi neanche tutti, perché qui ne aggiungiamo 230 ai 250 che sono stati sottratti. Abbiamo esaminato tutte le carte che erano disponibili attualmente, qui negli anni sono stati fatti parecchie indagini sul sottosuolo, sono state fatte delle indagini anche con georadar, sono stati chiesti dei pareri alla soprintendenza, e da questo si evince con assoluta chiarezza che fino a 4 metri di profondità non ci saranno ritrovamenti. Nel caso in cui si chiedesse di togliere i posteggi a raso, lei cosa risponderebbe? Non ci sarebbe più questo equilibrio economico, per cui l'operazione non sarebbe bancabile, l'operazione non sarebbe realizzabile, perché verrebbero meno circa un 40% di introiti a fronte di costi pressoché analoghi, perché il grosso del costo dell'intervento è nella parte sottostante. Tema caldo, tema bollente, quello dell'autosilo di Viale Varese. Ricordiamo, mercoledì prossimo la giunta dovrà esprimersi, è diventato terreno anche di scontro politico, quindi imperiali butti alla fine, perché secondo me sulla questione ci sarà un match non da poco. Prima però voglio sentire l'opinione di Elisabetta Patelli su questo progetto. Allora, l'opinione mia, fatto salvo quello che io penso in linea generale, cioè che ogni grande parcheggio è ulteriormente attrattore di traffico in centro, fatto salvo questo, è che l'impresa privata fa benissimo a fare questa offerta, perché è un grandissimo affare. Non lo è per l'amministrazione comunale, la quale ha una responsabilità di governare bene il bene pubblico e soprattutto di fare l'interesse dei cittadini. Dal mio punto di vista, la città e i cittadini non hanno niente da guadagnarci da questo, ma hanno solo da perderci. Perché l'amministrazione comunale, ci sono una serie di questioni a cui vorrei che venisse data una risposta molto precisa. Allora, l'amministrazione comunale perde per la perdita dei posti nel periodo in cui non ha più in gestione, perché per 30 anni va in gestione al privato, perde, facendo un conto, 8.250.000 euro. Con questi soldi... Su tutto il periodo? Certamente, perché ne perde, guarda... Sono 2 milioni i primi 4 anni, esatto, quindi ne perde 8.250.000 euro l'anno. Se avesse bisogno, e non lo ha l'amministrazione, perché guardate, è vero che manca, non si trova il parcheggio a Como, ma in realtà il numero di posti di parcheggio è sufficiente, perché ci sono dei dati che lo confermano. Bisogna ovviamente computare gli autosili, cioè bisogna che la gente non solo giri, ma che sia in animo di cercarsi un posto anche nell'autosilo. Comunque, l'amministrazione perde più di 8 milioni di euro. Se avesse bisogno un autosilo, a questo punto un'amministrazione che amministra bene il bene pubblico potrebbe fare lui di sua iniziativa, comprare un'area, accendere un mutuo, aprire un bando. Però con cioè, quali potrebbe soldi fare adesso? Con 8.250.000 euro. Con 8.250.000 euro. Avrebbe le risorse, lei dice? Troverebbe certamente sì, l'operazione costa 10 milioni, voglio dire. Ma se volesse farlo, ma non lo deve fare in realtà. Perché lei dice non c'è bisogno, perché di non ha di bisogno. Posti. Attenzione, ma va computata anche la riduzione
il caos del traffico per due anni, no? Soprattutto per tutto il cantiere, ma anche perché tu togli comunque quindi, per due anni. Lei dice dei punti, un'operazione a perdere per il pubblico. Nessuno parla dei 66 alberi che noi sacrifichiamo, nessuno ne parla. Noi perdiamo quel filare di alberi che separa. O poi uno può fregarne niente in questa città, probabilmente degli alberi, però i platani, gli aceri, i platanoidi, quelli che noi conosciamo da quando siamo, credo, piccoli, nessuno ne parla e dobbiamo sacrificarli. E poi c'è una schizofrenia importante, attenzione, qui devo chiamare un po' in causa anche voi. Allora, abbiamo parlato in questa sede tempo fa di quel famoso piano dato a Polinomio, ti ricordi, per sì, la ZTL, rientra il progetto qua, di chiusura del. Allora, come dicevo prima, siccome il traffico è un sistema, se noi pedonalizziamo un'area, il traffico c'è ed è consistente, si deve incanalare da un'altra parte. Polinomio è stata incaricata per 20.000 euro, va bene, di trovare soluzioni, che però non è che sono sulla luna. Il traffico, se non passa dalla piazza Cavour, lei dice, va da qualche su, parte. Da, no, ti dico io dove va perché c'è scritto nel piano, va su da via Nazario Sauro, via Le Cattaneo, ed è prevista anche il ripristino del doppio senso di marcia in Viale Barese. Doppio senso di marcia che avverrà così, cioè la parte ora parcheggio avverrebbe così. Avverrà. La parte che adesso ha parcheggio serve come corsia discendente. Quindi, come fa a conciliarsi questo con l'approvazione di un parcheggio in Viale Barese? Due ipotesi che cozzano. Abbiamo una telefonata, poi arriviamo. Una telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera, dica pure. Sì, buonasera, Romano. Senta, volevo semplicemente sottolineare alla signora Patelli che mi sembra una contraddizione il fatto che lei prima abbia sottolineato il mancato introito delle famose strisce bianche per il comune, che non è appunto più sostenibile, e adesso secondo me in quello che sta dicendo sull'autosilo eventuale in Via Alvarese si sta contraddicendo, perché sarebbe comunque un aiuto che un privato o più privati potrebbero dare a un'amministrazione comunale che non ha più soldi in casse, comunque sappiamo tutti quali sono i problemi. Quindi lei dice un contributo. No, ma non dà nessun contributo. Allora, questo parcheggio. Ma non è questione di contributo, è questione che secondo me nel momento in cui non ci si può più permettere neanche le strisce bianche, quindi nessun introito, allora a maggior ragione non vedo perché. No. Forse, scusi, mi sono spiegata male. Non possiamo permetterci, è un lusso che non possiamo permetterci, la striscia bianca, è perché oggi, data la situazione di congestione a città, non possiamo scatenare la guerra dei poveri, chi prima arriva occupa la striscia bianca, non è una questione monetaria. Sì. Mentre in questo caso l'amministrazione perde 8.250.000 euro, non ha nessun vantaggio. Nessuno, anche perché dice, io sfido a chiamarla vantaggi. Riqualificazione quando è un posto dove ci sono, attenzione, sbarre, rampe d'accesso, non ci sono più gli alberi, un caos pazzesco, io sfido chiunque a chiamarlo riqualificazione. Bellissima, però dobbiamo procedere in fretta. Sì, se hai visto il progetto, siamo veramente di corsa. A me interessa rapidamente l'opinione di Lavatelli e poi Casartelli sull'autosilo di Viale Varese. Lavatelli. Allora, sul presupposto che non ci sono più parcheggi nella zona a traffico limitato, quindi la scelta del comune è stata quella di rendere gialli circa 250 parcheggi, il fatto di realizzare un altro parcheggio che è di uso, diciamo, pubblico, mi sembra positivo, perché consente, diciamo, l'accessibilità alla città. La città che è una città turistica, la città che deve vivere, e i parcheggi normalmente servono per questo. In realtà poi non è così semplificabile il ragionamento, il progetto andrebbe visto meglio. Probabilmente, per esempio, il fatto che va in gara, va comunque in gara, no? Perché questo non può essere dato sì che simpliciter. Cioè, però con questa procedura un diritto di prelazione. Però c'è da vedere, dato che è una concessione amministrativa, no? Questa ha una durata al termine della quale il bene rimane al comune. E quindi lei dice sul lungo termine il comune si trova a lungo termine, bisogna vedere il lungo termine. Probabilmente sulle 8.250.000 euro che perdiamo, dove li mettiamo? Non li computiamo? Facciamo i conti con le cose che fanno comodo? No, io non credo che siano 8 milioni, non mi risulta che ci sia un dato di 8 milioni. Sì, ci sono, sono stati pubblicati anche sul Casartelli. Giornale. Non è, no, però vorrei concludere, scusi, vorrei concludere. Aspetta, il discorso, sì, l'aspetto economico, diciamo, di cosa si perde, cosa si guadagna, non è il punto essenziale quando parliamo del parcheggio come servizio pubblico. Cioè, se io devo parcheggiare, comunque l'amministrazione fa una valutazione, poi
ci può anche essere l'aspetto economico di cosa si perde, ma quello però che si perde si perde su tutto, ma si perde su tutto. E che cosa guadagna l'amministrazione? Guadagna il fatto che la città è più accessibile, la gente arriva e parcheggia. La città è accessibile alle auto. Vedi, qui si scontrano. Non alle auto, non alle auto. Non esci più. Bisogna chiedersi che tipo di città vogliamo. Allora vogliamo la città invasa dalle auto, vogliamo una città viva, vogliamo una città viva, ma non sono le macchine che fanno viva la città, attenzione, non sono le macchine che fanno il centro, non è il traffico, l'inquinamento. Sono questioni molto diverse. Casartelli, è un problema di che città vogliamo. Io la voglio come le città europee, dove vai? C'è una marea di gente che cammina, che compra, fa acquisti, ci sono le metro tranvie. Non ci sono i parcheggi. Invece voi la volete puzzolente, con le macchine in doppia fila. Ma questo è un discorso. Se ci sono le macchine, non se ne arriva più a uno. Se ci sono le macchine in doppia fila è perché non c'è il posto per metterle. Io ho avuto l'opportunità di vedere il progetto, mi è stato spiegato dettagliatamente da Angelo Maiocchi, quindi me l'ha spiegato e mi è piaciuto tantissimo. Io non ho modo di dubitare neanche mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo anche l'attenzione che c'è stata nel salvaguardare quelle piante di pregio che abbiamo lungo il viale. Mentre è stato messo un po' in secondo piano quelle che ci sono lungo il Vialvarese, che sono qualitativamente in, chi l'ha detto, scusi, che sono qualitativamente di minor pregio? Lei l'ha detto. Rispetto chiaramente a quelle che vengono salvati. I 66 che fanno sono... Ecco, qui ritengo che sia un plus per la città e io auspico che questo parcheggio possa nascere e ne possano nascere altri due, uno lungo il viale Battisti e uno viale Lecco, perché sarebbe veramente un miglioramento della qualità della vita, perché non è vero che è attrattivo di molte auto. Il problema oggi sono le auto che circolano e che non trovano parcheggio, che inquinano, perché se uno deve andare in centro e trova immediatamente, guarda, io le do un dato, e questo io l'ho vissuto sulla mia pelle, io giro in moto da ormai 10 anni, io risparmio da quando giro in moto quasi 10.000 km all'anno facendo sempre le stesse strade. Io mi sono chiesto dove andavano a finire questi 10.000 km. Andavano a finire lungo i gironi che mi facevo per i quartieri per cercare un posto per mettere la macchina. Se nella mia situazione ci sono tanti altri, quanto inquinamento viene prodotto solo per girare e trovare un parcheggio? Perché io quando faccio il giro dell'isolato e lo faccio una volta, due volte, tre volte, faccio 5, 6, 7, 8 chilometri. Ma la soluzione non è aumentare gli attacchi. Ma certo, è ovvio, è semplice. Abbiamo una telefonata. Non verrà mai a parcheggiare via. Sentiamo da casa cosa allora. Ne pensano. Sentiamo da casa cosa ne pensano. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, dica pure. Buonasera. No, sento parlare di posti per fare i parcheggi. Sì. Io qui ho un giornale locale, diremo, del 13 di del 1913 agosto, la nuova Ticosa, negozi verdi e 1000 parcheggi. La Ticosa, ripete l'anno, l'abbiamo acquistata nell'84, sono passati 30 anni. Se avremmo rasato e bonificato, avremmo i soldi per rifare tutta Como. Chiaro, e non quella è un'area. È 82 perché qualcuno ha deciso di acquistare una tinto stamperia. Allora sono 32 gli anni. Ecco, lei dice quello potrebbe risolvere parte dei problemi. Grazie signora, buonasera. Sono contrario al parcheggio di Viale Varese. Contraria? Contrarissima. Perché? Le piante non si toccano e sottoterra ci vanno ben pochi perché hanno paura. Grazie signora, buonasera, grazie per il suo contributo. Buonasera. Allora, adesso siamo arrivati al dibattito politico vero e proprio sull'autosilo di Viale Varese. Marco Butti, poi Gianni Imperiali, quindi opposizione e maggioranza. Butti. Abbiamo 4 minuti, poi ripartiamo dopo. Cercherò di spiegare ai cittadini che ci seguono da casa, oltre che al pubblico qui presente, un attimo quella che è la situazione all'interno della maggioranza, perché la minoranza, se non per sua iniziativa, anche in questo caso il progetto non l'ha visto. Inciso, ci siamo. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo, ma le spiego anche il perché. Perché ho visto, sono d'accordo e lo faccio motivandolo dall'inizio alla fine, non come qualcuno all'interno della maggioranza, e faccio anche i nomi e cognomi, assessore Spallino e assessore Gerosa, che sono partiti in quarta con il piede sull'acceleratore in pompa magna, e adesso, perché ci sono dei problemi all'interno della maggioranza, politici, peraltro non da poco, hanno un attimo detto con calma, no, non è così che si fa. Anche perché esiste un documento che penso tutti conoscano all'interno della maggioranza, lo conosciamo noi della minoranza, sono sicuro che all'interno della maggioranza lo conoscono, che è firmato dall'ingegner Lorini, sempre lui, l'ingegner Lorini. Spieghiamo. L'ingegner Lorini è il dirigente del settore mobilità, che esprime un parere decisamente contrario
con qualche supercazzolo di cui parlavamo all'inizio, in politichese, in burocratese, dice che il PGT prevede San Rocchetto piuttosto che Via Torriani, che non si faranno mai, cerchiamo di capire, non si faranno mai, come tanti altri sogni presenti nel PGT, e nel tentativo di stroncare e di evidenziare le criticità, che cosa ci dice? Che l'impianto proposto non è sostitutivo della sosta su strada, ma addirittura ne aumenta la superficie, quindi credo che in una carenza di sosta questo addirittura dovrebbe essere un plus, a scapito del verde e delle sedi pedonali e ciclabili. Ora, io, a parte gli alberi sui quali potremmo discutere, sperando di non dover fare la fine di Piazza Verdi, io chiedo ai cittadini comaschi, secondo voi e secondo noi, il verde sotto le mura è ben tenuto, o guardando il progetto si potrebbe capire della riqualificazione che quel verde... Ma qual è la riqualificazione, Marco? Scusami, la riqualificazione... il verde armato dove vanno sulle macchine? No, quello a fianco alle mura sono delle isole verdi con diverse essenze, perché il progetto va visto e spero che la maggioranza presto, in nome della partecipazione, ci sta portando un documento ufficiale firmato da Lorini, che stronca, nel quale il dirigente a scapito delle isole pedonali ciclabili. Il comune può negoziare, e se non dovessero esserci le piste ciclabili si chiede di inserire le piste ciclabili pedonali che peraltro già ci sono. La proposta non evidenzia dove allestire la Fiera di Pasqua. Bisogna chiamare i proponenti e dire: è ostacolo alla Fiera di Pasqua? A noi è stato detto di no, perché eventualmente potrebbe venir meno durante la Fiera di Pasqua il tratto tra le Orsoline e il chiosco, quindi il primo tratto troncone. Ma andiamo oltre, perché parliamo di parcheggi e di perdita per il comune, come diceva Elisabetta Patelli poco fa, e dice che all'interno di quella fantastica, nei sogni della Como possibile, chiusura del Lungolago, abbiamo tutti in mente l'assessore Gerosa che imbrattava con la bomboletta la strada mentre sulla Lariana erano in coda, e lì sì, smog, inquinamento, eccetera, 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 senza alcun disegno, viene detto che nell'ambito di quel progetto ci potrebbe essere la messa a doppio senso di marcia di Viale Varese, con eventuale utilizzo della carreggiata lato mura, attualmente oggi adibita a parcheggio, quindi vorrebbe dire che con la chiusura del Lungolago e il doppio senso in Viale Varese i parcheggi sotto le mura sparirebbero, e sparirebbe l'incasso per il comune di Como. E soprattutto, proseguendo sempre in eretto, cioè già questa qui sulle mura, sul parcheggio a raso, credo che necessiti di un approfondimento tutto politico interno alla maggioranza, ma anche dirigenziale, perché non si può dire tutto il contrario di tutto in uno stesso documento che è il PGT. E poi viene detto che il progetto non sembra valorizzare le mura. Le mura oggi sono valorizzate? No. Io ho visto il progetto, e anche lì il comune, che deve avere il potere negoziale quando tratta con i privati, potrebbe, se non soddisfatto dal progetto presentato, chiedere che le mura possano essere realmente valorizzate e diventare anche un'occasione di presentazione storica della città a chi la interrompo un secondo, una telefonata, poi la pubblicità e Imperiali. Telefonata, pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, sì. Buonasera. Si parla di avere la città vivibile, giusto? Giusto. Di inquinarla poco e di averla vivibile. Perché non facciamo come Perugia, che hanno fatto la metropolitana leggera? Perché l'aspettiamo da anni, purtroppo, però il progetto è chiuso in un cassetto. Ma le corriere vanno a gas e inquinano meno. Quindi, se si vogliono fare le cose, si ha la possibilità. Si ferma il treno a Camerlata, che c'è un piazzale, arrivano le corriere da Varese, arrivano le corriere da Cantù, metropolitana leggera, in sopraelevata, sullo stesso binario. Eliminiamo tutti i passaggi a livello di Piazzale Gerbetto, di Viale Lecco, tutti, abbiamo uno scorrimento molto più veloce. Guardi, la metropolitana leggera è un vecchio sogno della città di Como, che purtroppo per adesso resterà, credo, nel cassetto di sogni. Dobbiamo andare in pubblicità, le chiedo di chiudere, prego. Sì, chiudo. Se lei ha voglia di mangiare gli spaghetti, che però la moglie non glieli fa, o se li fa, quando non si vogliono fare le cose, non si fanno. Chiaro. Buonasera, grazie. Chiudo solo. È un'opportunità sulla quale discutere, ma non chiudiamo e diciamo è un'opportunità per la città quella proposta, a nostro giudizio. E ne discuteremo tra pochi minuti, un attimo di pubblicità.
Siamo tornati a parlare di posteggio, meglio divieto di sosta, questo è il titolo della puntata di questa sera, tema dell'autosilo di Viale Varese, tema rovente, abbiamo sentito le posizioni degli utenti della strada, le posizioni dei Verdi, le posizioni dei commercianti, dell'opposizione e quindi la parola a chi rappresenta l'amministrazione comunale, Gianni Imperiali, consigliere comunale di maggioranza, al quale chiediamo, lei cosa ne pensa di questa proposta dell'autosilo in Viale Varese? Allora, darò una piccola delusione al conduttore e non litigherò con Monti. Beh, però ci sono i suoi commenti. A parte un po' la polemica sulla chiusura del Lungo Lago e sul futuro, su questo, però esatto, fa parte del gioco. Allora, il problema è come spesso capita, i problemi più semplici e più complicato insieme. Lo semplifico nella maniera più rapida possibile. È arrivata un'offerta che è quella che voi avete raccontato. Chiaro. Questa offerta deve essere esaminata entro 90 giorni. Non è un'offerta segreta, da te che da novembre adesso il progetto è pubblico, chi ha voluto darselo vedere, che sia il cittadino, che sia il consigliere di maggioranza, di minoranza, quindi nessuno è all'oscuro di quello che sta accadendo. Questo progetto è stato discusso dalla Giunta, dai consiglieri di maggioranza e il risultato è che questo progetto ha dei lati positivi e dei lati negativi. Io, se volete, ve li riassumo rapidamente, molto rapidamente. Quelli positivi sono immaginabili. Quelli positivi sono la riqualificazione degli Alvarese, che diceva oggi la consigliera Bordoli, con la quale non sempre sono d'accordo, diceva fa schifo, in effetti è brutto. Si può dire che è brutto. E noi i soldi per sistemarlo non ce li abbiamo, come non li abbiamo per la metropolitana leggera, non per colpa nostra, nemmeno per colpa loro. Cioè, nel senso che i soldi non ci sono. Quindi questa... Hanno aumentato le tasse. No, basta, ho detto non per colpa vostra, né per colpa nostra. Oggi sono di spirito magnanimo, ecumenico, so se... no? Davvero non c'è motivo di. Da un lato c'è, quelli negativi sono fondamentalmente tre forse. Uno, il cantiere lì, che è un cantiere che in questo momento, con aperti altri cantieri in città, non possiamo fare finta che non abbia un impatto, e questo è un problema. L'altro problema è quello dell'incremento oggettivo del traffico in quella zona, perché se i posti diventano, tra virgolette, il doppio, il traffico è possibile che diventi il doppio, e questo è un problema che va tenuto in considerazione. Il terzo problema è un problema economico, perché il tipo di offerta, tra virgolette, non so se arriva a quella cifra lì, però grosso modo sono 500.000 euro l'introito del comune dai parcheggi, che per i primi 4 anni non ci sarebbero. Quindi, perché per i contratti e poi per 30 anni sarebbero ridotti, quindi sicuramente dopo 30 anni il tutto diventa del comune, ma intanto c'è questa fase qua. L'idea di Piazza Roma, che grosso modo dava quell'introito, dell'introito risolto. L'idea è questa qua. Esatto. Noi potevamo dire no, questo progetto non ci interessa perché è privato, perché il privato è cattivo, ci sembrava una bruttissima scelta, l'abbiamo analizzato. Io non vi posso dire, sarà la Giunta evidente, però per lei è sì o no? Io vi ho detto queste cose qui, la Giunta è verosimile che farà delle richieste al privato e in base al tipo di risposta delle richieste il discorso andrà avanti o non andrà avanti. Le richieste chiederà di togliere i posteggi a raso e la Giunta farà delle richieste probabilmente anche un po' più complesse del togliere parcheggi a raso. Anche più complesse vuol dire che quello lo chiederà. Mi pare, adesso te lo dico grande così, no, non possiamo dirlo perché okay. È giusto provarci, però siccome è una cosa, legalmente è giusto che è in corso il procedimento, io non posso dire cosa chiederà la Giunta. Anche perché però lei non essendo all'interno della Giunta... Io, quello che mi parere, grosso modo, mi pare che si sia, capito, se la chiusura è una chiusura a prioristica, non ci stiamo, se l'accettazione è un'accettazione a prioristica, non ci stiamo. Quale che possa essere il margine di mediazione, io in questo momento non lo so. Se il margine di mediazione sarà un margine di vantaggio per la città, si andrà avanti. C'è stata anche una riunione di maggioranza sul tema, un po' delicato. Sì. È diventato un po' delicato, anche politico. Adesso, tanto oggi che sono di spirito ecumenico, alcuni di quelli molto critici non c'erano la riunione di maggioranza, per cui è anche complesso capire come possono poi essere molto critici, ma non farò nessun nome nemmeno sotto tortura. Cognome lo facciamo? No, io no. Neanche cognome. Butti. Ma io credo che, torno a dire, il tema deve essere l'opportunità e soprattutto capire che l'amministrazione comunale in contesti come questi ha il diritto-dovere di intraprendere la negoziazione col privato. Questo deve essere il cardine. Quindi, però mi sembra che questo non l'abbia negato. No, non l'abbia negato. Però se la negoziazione è imporre
un qualcosa tipo, perché una corrente della maggioranza è su questo argomento, eliminare i posti a raso, non, la negoziazione non parte neanche. Viceversa, se nell'ambito di quell'opportunità che è presentata c'è tutto un discorso di riqualificazione delle mura, del verde, di salvaguardia del verde, allora credo che... Segando 66 alberi. Cercando di trovare nella negoziazione tutte le strade possibili per cercare di trovare la soluzione e gli altri ottimale. Sono a rischio anche gli altri, anche guarda, quelli che dividono la strada e il parcheggio. Sul rischio degli altri io ho qualche perplessità, avendo parlato con i progettisti e avendo comunque letto anche il parere di Orini, che è anche dirigente del settore giardini e non dice questo. Però credo che dire nella negoziazione dovete togliere i parcheggi a raso, sapendo che poi in quella futuribile visione comunque i parcheggi a raso in Via Alvarese non ci saranno e di nuovo avremo un problema di sosta in città di Como, mi sembra anche un controsenso. Io credo che abbiano tutto il tempo in una settimana per trovare una quadra, lo devono fare, ripeto, perché è un'opportunità, ma cercando di bilanciare realmente anche i pareri, perché il parere di Lorini obiettivamente cozza, il parere di Lorini cozza. Quello che mi ha fatto più arrabbiare è che il parere di Lorini prende in considerazione elementi presenti nel PGT che dovrebbe essere conosciuto a memoria dall'assessore Spallino, che è stato il primo però a partire in quarta promuovendo questa operazione, salvo poi negli ultimi giorni, come è successo anche in altre occasioni, tacere. Ti posso dire due cose, cioè semanticamente negoziare non vuol dire imporre, quindi sarà una negoziazione. L'assessore Spallino si può dire partito in quarta o in quinta, ma però diciamo la richiesta è arrivata dall'esterno e da quando è arrivata è stata esaminata discutendone, come abbiamo discusso anche qui noi questa sera, secondo me in maniera molto civile, quindi io sono molto contento. Nell'amministrazione non c'è mai stata negoziazione su queste cose, sono partiti con la ZTL e così non cambiamo niente. Sono partiti col parcheggio di piazzale anche, Giulio Cesare, c'erano delle problematiche, anche Giulio e così Cesare, non cambiamo, è stato non molto, cambiamo molto niente. Su viale Giulio Cesare, perché da una parte si è trovato un muro, non c'è mai stata la possibilità di ragionare le cose. È curioso che adesso si chieda dall'altra parte di... Questa è una cosa un po' diversa, nel senso che questa è una proposta che viene, certo, alla quale bisogna dare una risposta entro 90 giorni, ci sono delle cose molto... Ma è la stessa cosa, cioè, la ZTL adesso, come altre cose, si poteva discutere, si è discusso della ZTL. Dopo. Durante. Dopo. Il progetto è questo, si discute discussione. Ancora adesso, non è mica finita. Ci sono stati quasi dei moti di piazza sulla ZTL. Che fanno parte della discussione. Prima votato, la domanda era un po'... Poi magari rivotiamo. Io non sono convinto che la città, al momento, pur avendo metà della ZTL, quindi avendo avuto finora più svantaggi che vantaggi, sia davvero scontenta che noi siamo davanti. Magari dopo qua interpelliamo i nostri ospiti in sala. Questa è una mia idea personale. Abbiamo qualche domanda in sospeso. Prima un tweet di Alessio che scrive: non riusciamo nemmeno a prenderci cura dei pendolari, riflettiamo. Un invito ovviamente alla riflessione. Credo fosse questo. Esattamente, lo state vedendo in questo momento il tweet di Alessio. Voglio tornare però dai miei ospiti in sala, perché c'erano tre domande in sospeso. Chiedo per cortesia di essere rapidissimi, perché purtroppo siamo quasi in chiusura. Quindi forza con la prima domanda, prego. Grazie, buonasera a tutti. Per riallacciarci al tema caldo, che penso che questa sera abbia aperto il dibattito, diciamo, maggioranza-minoranza di Viale Varese, e la dannata pecunia fa sempre presa sul pubblico, ed è questo il fatto che la perdita di Quattrini con l'avvento dell'autosilo per due anni di lavori eccetera potrebbe danneggiare il pubblico. Però cosa succede? Che c'è stato l'avvocato Lavatelli prima che dice la città sta morendo. In effetti è vero, se noi non diamo la possibilità di parcheggiare alla prossimità delle abitazioni del centro città, molte abitazioni sono sfitte, perché lo sappiamo benissimo come sono le cose. Chiaro. Ecco, e potremmo anche avere un aiuto, diciamo, da parte dei cittadini che andrebbero a acquistare la casa piuttosto che pagare l'IMU, la TASI, la TARI e tutte queste sigle terribili, e potrebbe aiutare anche il fatto. Poi
Per quanto riguarda i parcheggi di prossimità, la Ticosa nessuno ne ha parlato, lo spostamento della Comodepur come se ne era parlato a suo tempo prima dell'avvento della Giunta Lucini, perché si parlava sempre con S. Maiocchi, che è proprietario di un'area al di là vicino alla ferrovia, che poteva essere un fatto abbastanza importante di poter spostare e avere a disposizione quell'area. Ma ce ne sono molte andiamo altre. Andiamo a chiudere che poi abbiamo altri interventi. Prego, poi l'ultima cosa, i parcheggi a raso, che sono attualmente in effetti sono abbastanza carenti nella città di Como. Cosa succede? Che molti artigiani, al quale io faccio parte anche di questa categoria, ecco, che fanno manutenzione, non tocca a me, però non compete a me, però ci sono molti artigiani che fanno manutenzione, trovano spessissimo, oppure ci sono pochi parcheggi gialli con la possibilità di carico e scarico, che fanno fatica a lavorare, trovano delle grandissime difficoltà per poter parcheggiare. Mille cose, poi mi sono prese un decalogo terribile, però diciamo queste sono le necessità secondo lei. Abbiamo un altro intervento sempre dagli ospiti in sala. Prego signora. Buonasera, volevo soltanto una piccola riflessione. Adesso ne facciamo 150 di parcheggi e arriveranno 300 macchine, perché ovviamente si attrae. Poi faremo, fra 2 anni siamo qui ad aspettare ancora altri 300 parcheggi per altre 600 macchine. È un circolo vizioso. Questa città non può tollerare evidentemente tutto ciò che arriva. Un'altra domanda ai commercianti. Come se la caveranno i commercianti del centro con 2 anni di cantiere chiuso? Chiuderanno anche loro e i parcheggi saranno inutili. Rapidamente, Casartelli, poi abbiamo un'altra. Volevo fare anche una. Prego. Diciamo che in un'eventuale cantierizzazione di questo tipo alcune strategie vanno comunque concordate e vanno trovate. Però guardi che noi stiamo ragionando adesso noi stiamo parlando di Como. Como ha la grande fortuna di avere degli afflussi turistici che in un certo modo rendono vitale il centro. Se andiamo nelle periferie, alcuni comuni che hanno fatto delle scelte di un certo tipo oggi si stanno interrogando di come far ritornare e far rivivere i centri, perché i centri sono morti, la gente se ne sta andando, i negozi sono quasi tutti chiusi. E oggi stanno pensando delle strategie diametralmente opposte a quelle che sono state fatte magari in passato. E ci stiamo allacciando a dire cosa possiamo fare per far tornare a far vivere i centri. La città di Como, se si continua con un certo processo, è inevitabile che diventi una città non più appetibile. Torniamo negli anni 70, quando nacque la ZTL, la prima ZTL, che oggi riteniamo che sia stata una cosa positiva per valorizzare il centro, fu una cosa molto traumatica. In centro storico non ci voleva andare più nessuno, la gente del centro storico se ne andò, andò ad abitare nei vari casnate, nei vari Sanfermo, perché la città senza quell'accessibilità lì era diventata brutta. Diventa meno attrattiva. I negozi del centro chiusero in molti, perché all'interno non riuscivano più. Però adesso nessuno farebbe marcia. Però era un momento economico nessuno diverso. Nessuno farebbe marcia indietro, giustamente. Ma sono passati 40 anni. Appunto, e in quei 40 anni ci sono stati dei morti. Qualcosa. Cosa dobbiamo fare? Altri morti. Turisti, e vivevamo un momento economico completamente diverso, che permetteva anche al negoziante che in centro di non riuscire più a portare avanti l'attività, di spostarsi, di delocalizzarsi, di continuare. Oggi chiude. Oggi avete avuto un boom di turisti quest'anno, un boom di turisti. Lavatemi. Ma i turisti? Che vengono perché c'è una città murata, perché è bello, non riesco a mettere in mezzo. Per il verde, per la tranquillità, eccetera. Non vengono per cercare una città puzzolente. Le presenze sono calate. Due visioni evidentemente differenti. C'è stato un boom di turisti. Lavatemi. Io ho una visione diversa, che è quella che bisogna cercare di essere equilibrati nelle dotazioni di urbanizzazione. Allora, se noi togliamo appunto 250 posti in Piazza Roma, dobbiamo crearne altri nelle vicinanze, perché può piacere o non piacere il discorso dell'afflusso di traffico, ma il problema è che senza l'afflusso del traffico la città muore. Noi siamo in una situazione di crisi, crisi economica gravissima. Forse non abbiamo ancora capito che molta gente fa fatica a lavorare. Gli studi, posso finire? Si è ridotto il traffico proprio per la crisi economica. Certo, certo, ma allora se abbiamo la possibilità trovare gente che arriva in città, che parcheggia dove può parcheggiare e non gira continuamente. Che questo parcheggio, oltretutto, è molto meglio di quello del Valduce, perché ha una viabilità migliore. Quello è un parcheggio dove c'è il rischio di incolonamento, ci sono gli altri parcheggi. È più agevole.
ma soprattutto colma una carenza strutturale. Lei dice ciò che era stato tolto viene restituito, comunque viene pareggiato. Arriviamo, per prima... Telegrafico proprio una risposta. Telegrafico proprio una telefonata. La risposta è banale. In realtà però è stato già fatto. Questo qualche volta siete dimenticarlo, ma noi quando abbiamo chiuso Piazza Roma abbiamo aperto il Valduce, via Ferrari e il Gallio. L'avete aperto due anni dopo, Gianni. Beh no, il Valduce c'era. Il 2013 il Valduce. Ma il Valduce era un progetto, il Valduce era un progetto già in essere. Se ti riferisci a Ferrari, Gallio due anni dopo. Il maggior parcheggio non c'era la necessità, ha maggior ragione, sono stati creati dei posti nuovi. Non è che bisogna eliminarli perché ci sono i nuovi. Abbiamo l'opportunità di... Lasciatemi sentire il telespettatore da casa. Lei dice il Valduce in qualche modo ha compensato... Tutti. Telefonata da casa, pronto, sì, buonasera. Non una dotazione, pronto? Pronto, buonasera, dica. Sì, buonasera. Dunque, io vorrei parlarvi della roba dei posteggi. Innanzitutto sono un inquilino della piazza Bernardino da Siena. Sì. Siccome lì c'è un prato tagliato dalla Pede Fontana, fra virgolette mi chiamo Casa Emanuele, perché io non mi nascondo, hanno tagliato il prato della Pede Montana con un grande muro davanti a casa mia. Comunque, fra virgolette, lasciamo perdere quello lì. Il prato della via San Bernardino da Siena era già stato imposto che la regione Lombardia spostava la stazione di Como Albate, la spostava 200-300 metri sotto, per fare posteggi, per fare una piccola, metropolitana, perché l'ho sentito io da una regione Lombardia, che sono venuti a visitare il nostro grande muro, il nostro grande muro che ci ha lasciato il comune di Como, io sto combattendo ancora per farmi tirare via. Sì, conosciamo la battaglia, però l'argomento di questa sera sono i posteggi in particolare via Levarese. L'argomento che voglio dire è che adesso vogliono fare un'altra stazione vicino per fare posteggio e per le chiedo di essere sintetico che dobbiamo chiudere, forza. Sì, ho capito. Forza. Vogliono fare un posteggio via San Bernardino da Siena sulla stazione delle Ferrovie Stato. Chiaro. Grazie mille. Buonasera. Prego. C'è la nuova stazione di interscambio. È un progetto di interscambio. C'è un progetto di interscambio che è già stato approvato, stanno aspettando i fondi perché è stato presentato al tavolo della competitività non più di un anno fa, no, forse meno, quest'estate prima, e quindi sarà un progetto che andrà a unire chiaramente, a interscambiare la stazione delle Ferrovie dello Stato con le Ferrovie Nord. E su questo con la creazione di un parcheggio. E su questo tutti sono d'accordo. Importante. Mi devono perdonare gli ospiti in sala, li ho lasciati indietro, abbiamo forse due domande, prego. Sì, una piccola riflessione rispetto anche a qualche telefonata dei telespettatori che ho sentito. Io credo che Como abbia una peculiarità e una fortuna molto, molto alta. Avere due stazioni ferroviarie, una Como San Giovanni e l'altra delle Ferrovie Nord a Como Lago. Su Como San Giovanni, purtroppo o per fortuna di proprietà di Medie Stazioni, quindi Gruppo Ferrovie dello Stato, anche lì c'è un discorso che potrebbe essere valorizzata non solo come stazione, come dire, di collegamento anche regionale, oltre che con Chiasso e quindi internazionale, ma anche come centro di interscambio, non solo con gli autobus, ma anche come proprio parcheggio. Lei dice potrebbe, quindi auto. Evidentemente non viene valorizzato. Evidentemente non viene, però dicevo prima, Medie Stazioni, proprietà Ferrovie, Gruppo Ferrovie dello Stato. L'altra che va valorizzata, e credo che sia una cosa peculiare che ha Como, cioè voglio dire, si arriva in treno da Milano, da Varese, da Novara e si arriva a due passi dal Duomo. E dal lago, quindi il discorso di fermarla a mi sembra pura fantasia. Chiaro. Detto questo, c'è anche l'altro discorso, la famosa metrotranvia. Che è nel cassetto, bisogna, dobbiamo nel passare cassetto, alla prossima domanda. Però poi bisogna anche fare quattro conti, cioè quanto costa e la realizzazione e l'eventuale costi di esercizio, tenendo presente che secondo me minimo deve essere al 50%. In che senso al 50%? Cioè nel senso che il 50% può essere rispetto al bilancio, costi
come dire, dell'ente pubblico, il resto 50% deve essere comunque da introito di esercizio, cioè abbonamento, biglietti. Cioè questo voglio dire quel che funziona a Monaco, almeno... che mi sembra sia Lei ha posto l'attenzione su un tema che dopodiché purtroppo io non vorrei non mai stato... pagare 10 euro il biglietto per arrivare al 50-50 di come dire chiaro, lei dice, non bisogna far leva sulle tariffe perfetto. Le chiedo di passare il microfono alle sue spalle, abbiamo l'ultimo intervento, poi abbiamo un servizio, ancora 5 minuti, quindi stiamo davvero correndo. Prego signora. Premesso che dai dati che ho letto io, i parcheggi con la sistemazione, con il piano di parcheggi che è stato fatto, i parcheggi blu, con i dati che ho letto io, sono aumentati e non diminuiti. Premesso che pochi anni fa è stato aperto il silos di Viale Lecco, quello del Valduce, che ha mi sembra 500 posti, quindi sono aumentati di netto 500 posti e non sono stati, cioè non sono stati, non, che bilancia altamente quanto tolto, come è stato detto. Premesso che per i pendolari esistono comunque anche i mezzi pubblici e che quindi cioè sono mezzi che si possono usare, io sono un pendolare, lavoro a Milano e uso tranquillamente i mezzi pubblici, lo stesso si possono usare i mezzi pubblici anche a Como perché le linee durante gli orari lavorativi sono frequenti e non si è parlato di mezzi pubblici in questo caso. Premesso l'opportunità che la nuova stazione di Como Camerlata, l'unione delle stazioni, può dare per realizzare una sorta di servizio suburbano con le parti diciamo di ferrovia cittadine che restano. Io resto stupita intanto dall'inesattezza di alcuni dati portati proprio da chi dovrebbe rappresentare il tessuto produttivo della città, cioè i commercianti, perché tutti hanno sott'occhio il numero di persone che frequentano il centro storico, che girano, e quindi non credo proprio che ci sia un motivo di, dovuto alla mancanza di parcheggio per la crisi che può investire in questo momento, ma piuttosto un discorso economico generale. E mi domando sempre del perché, proprio dalle forze produttive della città, non ci sia un'apertura mentale del vedere che il futuro di questa città, la vita di questa città, dipende proprio dalla capacità di valorizzazione di questo bellissimo centro storico che abbiamo e che è l'unica valorizzazione è quella di andare verso un centro storico che sia più fruibile. E gli utenti della strada non sono solo le auto, sono anche i pedoni, sono anche gli utenti dei mezzi non inquinanti, tipo le biciclette e così. E quindi perché non si vede questa come un'opportunità, con una mentalità più aperta, rivolta a quelli che sono gli esempi di tutte le città, chiaro, di tutte le città europee che vanno in questo strada. E questo è il futuro della vita di questa città. Lo dico subito, perché quando lei... Quando lei in associazione si trova degli esercenti che vengono e chiudono l'attività, quando vede le contabilità degli esercenti che calano costantemente del 10, del 20, del 30%, perché noi il commercio non è il commercio della via Bernardino Luini o della via Vittorio Emanuele, ma è il commercio di quello che ci sta attorno, è il commercio della via Milano Alta, del piazzale Giulio Cesare, della viale Lecco, di via Cadorna, ci sono altre vie che non sono nella stessa situazione perché non sono frequentate da turisti, sono frequentate da principalmente residenti e da persone che vengono da fuori. E quelle vie lì non vivono con la facilità di commercio che vivono altre vie. E non lo vivono perché chi ci deve venire non trova il posto per mettere la macchina. Sì, no. No, la via Milano Alta non c'ha nessun parcheggio. E la via Milano Alta come si è trasformata negli ultimi 16 anni? Chiedo a Lisa di dare la via Milano Alta negli ultimi 16 anni ha visto come si è trasformata. Ha perso 900 posti auto da Ticosa, dai. Lei dice? Sì. No, mi scusi. Di parlare sempre col microfono, sennò poi da casa non sentono. No, dicevo che via Milano ha traffico veicolare dietro al parcheggio del Tribunale, al parcheggio della via del Mercato Coperto e nella parte di via Milano Alta avrà prossimamente il parcheggio della Ticosa che si spera quando anche sarà, questa quando sarà, questione quando sarà, annale. Quando sarà, però intanto negli ultimi 16 anni le attività locali sono sparite quasi tutte e oggi sono trasformate in attività. Le battute finali, mancano pochi secondi, butti.
Ma mi riallaccio, tranne il sabato e la domenica, dove è sempre stato naturale il forte afflusso dalla provincia in Convalle, io sfido chiunque ad andare durante le giornate normali a vedere se c'è stato veramente quell'incremento di presenza all'interno del centro storico, per non parlare poi del comortorio notturno che dalle 7 in poi è veramente terrificante. Lavatelli. No, ribadisco che... Scusate, chiedo un po' di silenzio, abbiamo le ultime battute, prego. Una per me. Ribadisco che è una questione di equilibrio, diciamo, di parcheggi. Se li togli da una parte devi mettere dall'altra, almeno in questa fase. Poi il portare gente senza le auto è una prospettiva che può essere interessante, ma bisogna crearla. Allora, uno step ulteriore. Con mezzi pubblici, con la metro tranvia e tante altre cose, che non ci sono. Per cui noi non possiamo aspettare la morte per poi rivivere, perché non si risuscita. Si cerca di giustificare dell'operazione di richiamo di auto al centro con delle motivazioni che non stanno né in cielo né in terra. Cioè la crisi economica non possiamo certo addossarla al fatto che manchi qualche parcheggio secondo qualcuno in città o risolverla con un parcheggio in più in città. È una questione proprio di cultura, allora di orientamento. Bisogna capire cosa vogliamo per questa città, qual è l'orizzonte, se vogliamo una città che sia vivibile, che sia nell'orizzonte delle smart cities, delle città del futuro. Tutti si stanno attrezzando in questo, solo noi stiamo andando indietro rispetto a questa cosa. E quindi ecco, oppure se vogliamo ancora avere un incremento dei problemi che stanno mettendo in croce questa città, anche di salute. Attenzione, che qui scherziamo anche con la salute, perché qui ci sono dei dati che riguardano inquinamento atmosferico legato a traffico veicolare, dice, che solo... sono importanti. Quindi noi qui stiamo facendo il bilancino, tolgo 10 di lì, però metto 10 di qua, qualità dell'aria, 15 quindi di salute. Di là. E c'è gente, c'è una mortalità, un incremento delle malattie respiratorie che afferiscono al sistema respiratorio, che è impressionante in questa città. E nessuno qui però ne l'ha messo sul tavolo. Siamo oltre il tempo massimo, però avevo promesso Imperiali. Una cosa incidentale. A me questa sera è piaciuto, e lo so se anche a voi, nel senso che si è messo un dibattito vero, che questo mi ha fatto civile, molto piacere. Civile, ma anche molto anche costruttivo. Io penso che si può dire una cosa. Io non sono quasi certo che la TTL non sia responsabile della crisi dei negozi del centro, no, e su questo io sono disposto a discutere. Ma non sta aiutando, ma certo. Io penso che quando la cosa sarà finita addirittura ci sarà il riverbero positivo, così come c'è stato 44 anni fa. E questo lo vedremo. Siamo veramente oltre il tempo limite. Chiedo un applauso per i nostri ospiti studio. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie ovviamente a tutti voi da casa, Nessun Dorma torna settimana prossima, grazie.